Una volta agguantato il pareggio non siamo stati capaci di tenere palla un attimo, di poter gestire un po' il possesso per fare girare a vuoto un po' questa avversaria, ma siamo riandati subito avanti, abbiamo preso il quarto gol. Una volta che riesce a rimontare dal 3-1 sul 3-3 dovevamo essere più attenti, più determinati e soprattutto concedere poco all'avversario, ci dovevamo compattare un po' di più, avremmo dovuto appunto tenere palla aspettando di colpire il Bari in contropiede. Invece il terzo gol l'abbiamo preso sul calcio d'angolo a nostro favore. Il secondo ho visto in televisione, netto fuorigioco, Sansone. Quello insomma sull'1-1 è stato un episodio fondamentale per il proseguo di questa gara. Che possiamo fare? Conosco solo una medicina, lavorare, stare attenti, cercare di migliorare sia la fase difensiva. E questa squadra credo che con i 4 gol di oggi sia una delle peggiori difese, era la penultima, forse oggi è diventata l'ultima. E quindi ecco perché a volte vado cercando anche altre situazioni, vedi la difesa 3, 5 e via dicendo, per cercare di dare solidità a questa squadra, ma fino a questo momento è diventato difficile, un po' per episodi sfortunati, che abbiamo avuto anche episodi sfortunati, deviazione, ma chiaramente dobbiamo tutti quanti avere più attenzione nella fase di non possesso. Chiaramente diventa tutto maledettamente complicato. Ecco perché da quando sono arrivato sto cercando di trovare delle situazioni che ci possano dare solidità, ma ogni volta invece o per un motivo o per l'altro non riusciamo a mantenere la porta inviolata. Insomma, i ragazzi hanno lottato, hanno dato il cuore, hanno dato tutto, hanno dimostrato anche sull'1-3 con 2 gol sotto di essere capaci di rimontare. Dopo ci vuole più attenzione, dobbiamo gestire meglio la palla, questa bramosia, questa voglia di andare in vantaggio ci dà degli spazi eccessivi a una squadra forte, in ripartenza, con giocatori che hanno contropiede, hanno gamba, hanno velocità. Concedere degli spazi così ampi diventa difficile da poterli contenere.